Salve a tutti, siamo ad un altro podcast di Tax Planning Internazionale. Sono Valerio Quattrano e sono con Luca Taglialatela. Ciao Luca. Ciao Valerio, ciao a tutti. Allora, questa volta daremo una visione generale dei servizi che proponiamo con soluzione Z e trasferimento sicuro. In questo podcast Luca ci parlerà di un po' della sua visione del mondo, di come dovrebbe un imprenditore, un professionista, proteggersi e organizzare e pianificare la propria azienda e la propria fiscalità e oltre la fiscalità, come dovrebbe proprio organizzare la sua vita attorno ad una protezione del proprio asset, del proprio reddito e diciamo di cercare e crearsi opportunità che vanno al di là di quelle del proprio paese di origine. Quindi io comincerei subito, Luca. Tu proponi alcuni pilastri che fanno parte della tua filosofia di come un imprenditore dovrebbe proteggersi. Sì. No, Ci cominci a dire qualcosa? Ci cominci a parlare già del primo pilastro? io vorrei, se sei d'accordo, introdurre il concetto di pianificazione, no? Perché si fa presto a dire pianificazione, ma che cos'è, a chi si rivolge la pianificazione, chi può applicarla, chi può farla davvero, chi sono i nostri clienti? Allora, c'è da dire che obiettivamente i nostri clienti non sono piccolissimi, quindi parliamo di fatturati abbastanza importanti. Questo però non deve scoraggiare chiunque stia in questo momento ascoltando il podcast. Quello, il messaggio che voglio far passare io è che al di là del fatto che il tuo fatturato sia di 10.000 euro piuttosto che di 100.000, piuttosto che di 1 milione di euro o più, devi iniziare a pensare in grande. Pensare in grande vuol dire semplicemente non limitarti a quello che puoi fare oggi sul territorio italiano, ma cercare in qualche modo di andare al di là dei confini del territorio italiano, come abbiamo fatto noi, come fanno i nostri clienti, perché questo oggi è possibile. Sicuramente, solita storia, no? Dei digital asset, di internet, tutte queste, la storiella della rava e la fava, per cui oggi con una connessione puoi rivolgerti a tutto il mercato. Sappiamo che questo è vero fino a un certo punto, nel senso che chiaramente non è un attimo anche tramite internet internazionalizzato. Bisogna guardare al di là, quindi anche se si ha un prodotto che si vende nel mercato italiano, bisogna cercare banalmente di capire se esiste la possibilità di venderlo fuori. Poi, se lo si vuole fare con internet o se lo si vuole fare tramite un agente, oppure mettendosi semplicemente in macchina e andando a rompere i coglioni al di là del confine ad altri rivenditori, la maniera si trova. Quindi guardiamo. Sappiamo che l'ideale è farlo con tutti i sistemi, andando alle fiere, mettendo in piedi un sito internet, quindi anche in quel caso bisogna, diciamo, affrontare, attaccare il mercato da tutti i punti di vista possibili, no? Esatto, in quel caso ovviamente i costi sono piuttosto elevati, quindi chiaramente io sto facendo degli Ma noi esempi. infatti ci rivolgiamo a persone che possono permetterselo, non al primo scappato di casa. Assolutamente, quindi insomma guardiamoci attorno e iniziamo a pianificare, cerchiamo di internazionalizzare, ma perché è così importante oggi? Perché è necessario, perché il nostro paese, come tutti sappiamo, non gode di grossa salute e perché alla fine se ti guardi intorno ti renderai conto che tutte le realtà che sopravvivono e sopravvivono bene sono realtà che si rivolgono sia all'Italia ma anche e soprattutto all'estero. Ora, molti, diciamo, delle persone che incontro, clienti e non clienti, rispondono quando io suggerisco l'internazionalizzazione, molto spesso cercano giustificazioni. Lo sappiamo, quando il business non va bene si cerca sempre di giustificarsi, si cerca sempre di dare la colpa a qualche fattore esterno, no? E tu da imprenditore lo sai benissimo, Valerio, perché ci sei passato anche tu tanti anni fa. E quindi mi sento dire sì, ma le aziende che mi stai indicando sono dei colossi, sono dei giganti, con i loro soldi io avrei internazionalizzato in 2 minuti la mia azienda. Che esempio mi fai perché mi compari a una multinazionale? Io non comparo nessuno con nessuno, ma bisogna considerare che tutti all'inizio ovviamente sono partiti da zero. Quindi che cos'è Certo. che li ha fatti grandi?
le grosse aziende sono oggi così grandi? Sicuramente perché hanno internazionalizzato, ma qui poi arriviamo a noi, ma perché hanno pianificato, hanno saputo pianificare. Pianificazione che non è soltanto quella fiscale dove interveniamo noi, ma è anche quella strategica. Quindi pianificare significa guardare lontano, guardare alla propria azienda, al proprio business a tutto tondo, con una differenza ovviamente che la pianificazione fiscale ti fa risparmiare fin da subito. Quindi se con una pianificazione strategica guardi a lungo alla crescita del fatturato, con una pianificazione fiscale inizi a risparmiare fin da subito, e questo è il lavoro che facciamo noi, no? Quindi il nostro tipo di consulenza. Ok, ma cosa significa quindi pianificare, Luca? Diciamo, quindi ci parli nel dettaglio Sì. di questa cosa? Cioè, tu avevi dei pilastri, ne abbiamo parlato spesso. Chiaro. Pianificare fiscalmente è chiaramente un concetto particolarmente complesso che non possiamo spiegare in questa sede, non posso spiegare in questa sede, ma perché rischierei soltanto di annoiare i nostri ascoltatori. La pianificazione fiscale presuppone una conoscenza delle leggi nazionali e internazionali che vanno poi applicate di volta in volta al cliente che stiamo servendo, no? Che stiamo cercando di aiutare e che aiutiamo concretamente nel suo processo di internazionalizzazione e di risparmio fiscale. Quindi, quello che però vogliamo spiegare a chi ci ascolta oggi è quali sono i punti di partenza per una pianificazione, perché questi sì che sono semplici e condivisibili, e da questi poi piano piano si arriva, una volta che si padroneggiano questi sei pilastri, si arriva poi piano piano a comprendere anche che cos'è la pianificazione fiscale. Quindi cominciamo a pensare a questi sei pilastri, appunto, come dice, per noi non è un caso che li chiamiamo così, come i pilastri della pianificazione. Quindi, una volta che conosciamo quali sono, dove vanno posizionati e come vanno posizionati, sopra questi pilastri costruiremo la struttura, che è la nostra pianificazione fiscale. Si tratta di sei tasselli interscambiabili che possono essere applicati tutti insieme o uno alla volta o uno al posto dell'altro. Tutto chiaramente dipende dalla situazione specifica del cliente o del gruppo aziendale che stiamo servendo di volta in volta. Il concetto che deve passare in ogni caso è che non esistono formule magiche, né formule generiche, né formule valide per tutti, ok? Quindi sono dei pilastri sui quali poi noi andiamo a costruire, ma non esiste la formuletta magica dell'escapologo che ti dà i suoi segreti per risolvere i vostri problemi dal giorno alla notte. Quindi, il primo pilastro, uno dei più importanti, e su questo appunto abbiamo anche un nostro blog personale, è quello del secondo passaporto. Viviamo in un mondo dove se sei un imprenditore importante, un abile investitore, se hai esperienza a maneggiare soldi, a fare soldi, sei meglio di me, tu Valerio e tu ascoltatore, che i paesi oggi nel mondo sono letteralmente in competizione tra di loro per offrirti la cittadinanza, perché obiettivamente viviamo in un tempo in cui è possibile acquistare la tua libertà. Attenzione, parliamo sempre di attività assolutamente lecite. Quali sono i motivi più importanti per cui può aver senso avere più di un passaporto? Sicuramente la possibilità di viaggiare senza visto e ancora la copertura contro qualsiasi governo, e di questo tu sei l'esperto in questo campo, Valerio. Io credo che uno dei problemi principali è che se tu hai per esempio dei debiti con Equitalia possono non rinnovarti il passaporto e quindi se tu hai un viaggio da fare importante rischi perché che so, hai avuto una multa stradale 14 anni fa, non puoi rinnovare il passaporto e ti precludi un viaggio da affari che potrebbe determinare diciamo, una nuova vendita, un nuovo committente. Per cui anche diciamo, chi non è un criminale internazionale ha interesse ad avere un secondo passaporto. Esatto. Se poi sei un criminale internazionale e lì mi sa che non ce la fai neanche con un secondo passaporto a salvarti ormai. No, ma infatti perché è vero che per esempio noi abbiamo scritto sul blog che il Brasile non concede l'estradizione ai suoi cittadini. Però non è detto che se uno è ricercato per un crimine, poi è il Brasile stesso che lo giudica, che lo Esatto. porta nel processo. Quindi, capito? È più una questione di comodità, sia per avere due passaporti ti permette appunto di avere accesso a più visti, perché poi ci sono accordi tra governi, tra paesi. Per esempio, se tu hai il passaporto brasiliano, hai diversi privilegi in Thailandia, questo l'ho scoperto recentemente, quindi ti dà diversi privilegi in più. Yeah.
Chiaro. Comunque è secondo passaporto uguale libertà di movimento. La riassumerei così. Il Sì. secondo pilastro, che è anch'esso come tutti gli altri, del resto importantissimo per noi, è la cosiddetta tax residency o residenza fiscale. È importantissimo perché chiaramente la residenza fiscale determina il tipo di tassazione personale, il tipo di tassazione sull'individuo. Esistono, questo l'abbiamo ripetuto tante volte, ma non è mai abbastanza. Esistono tre tipi di paesi da questo punto di vista, o meglio dal punto di vista della residenza fiscale. Esistono paesi che tassano i propri cittadini su base residenziale, quindi tutti gli individui che risiedono all'interno del territorio di uno Stato pagano le tasse in quello Stato per i redditi prodotti ovunque nel mondo. E questo è quello che avviene per esempio in Italia. Okay? Quindi se sei cittadino italiano pagherai le tasse sui redditi che produci in Italia, pagherai le tasse sui redditi che produci nel resto del mondo. Esiste una seconda categoria di paesi, da questo punto di vista, che tassano invece i cittadini per tutto il tempo che questi rimangono cittadini. I due casi più eclatanti sono gli Stati Uniti, chiaramente hanno un certo peso perché sono parecchi milioni di americani che girano e si spostano ogni anno di paese in paese, e poi c'è un paese meno importante che applica questo tipo di tassazione che è l'Eritrea, però insomma, potrebbe capitare anche che qualche cittadino eritreo ci stia ascoltando, considerando insomma il passato che Sì, abbiamo avuto anche noi con l'Eritrea da italiani. comunque è vero, sì, sono solo gli Stati Uniti e l'Eritrea, ma gli Sì. Stati Uniti si capisce perché comunque loro hanno una politica internazionale, ma l'Eritrea non si capisce come, perché. L'Eritrea, però, non dimenticare, non vorrei dire sciocchezze, dovrebbe essere stata una colonia italiana tanti anni fa, Sì. magari. Probabilmente la grossa politica di espansione dell'Italia. E qui chiudo, altrimenti usciamo fuori strada e non chiudiamo più. Il terzo gruppo di paesi, invece, dal punto di vista della residenza fiscale, sono quelli che tassano su base territoriale. Cioè, che cosa vuol dire? Anche questo è un concetto che abbiamo ripetuto più di una volta, ma è fondamentale, quindi più volte meglio è. Repetita iuvant. Malta, Paraguay, la Thailandia, la Malesia tassano su base territoriale, cioè tassano soltanto i redditi che derivano da attività commerciali materialmente svolte all'interno del territorio. Per cui se tu apri una società a Malta che vende in tutto il mondo, ma non a Malta, allora le tasse non le pagherai a Malta perché in quel caso il tax rate è uguale a zero. A Ok? meno che. A meno che non volevo farla troppo complessa, a meno che Vabbè. non riporti quei ricavi a Malta. Attenzione, parliamo sempre, ho fatto un minimo di confusione, parliamo sempre di redditi di persone fisiche e non di redditi di società. Attenzione. Invece Ok? proprio oggi leggevo che invece la Malesia, anche se riporti soldi nel paese, comunque non ti tassa, quindi è un punto in più rispetto alla Thailandia e Malta. Sì, però anche lì ha determinate condizioni. Ah, Bisogna fare attenzione anche perché poi anche lì controllano invece i governi, controllano l'apertura dei conti correnti. Quindi non è così facile in alcuni territori aprire un conto corrente. Quindi portare i soldi, quando noi parliamo di portare soldi, ovviamente lo diciamo sempre in maniera legale, quindi vuol dire un sono trasferimento, permesse. sono rimesse bancarie all'interno del conto corrente. Quindi però non è così facile poi a certe condizioni aprire un conto corrente. Quindi facciamo attenzione anche a questo. Terzo pilastro, sono le cosiddette offshore company. Ok, queste sono un argomento super scottante, del quale ci arrivano, in merito al quale ci arrivano dalle 20 alle 30 richieste di chiarimento ogni giorno. Non sto esagerando. È un terzo pilastro importante. So perché è così importante, perché sono tantissimi vantaggi legati alla costituzione di una società offshore. Offshore vuol dire non italiana, in sostanza, se siete italiani. Possibilità di collegarvi un conto corrente bancario, quindi aprire un conto corrente bancario in uno stato diverso dall'Italia. In determinati paesi si arriva a un livello di tassazione che sulla società offshore dello 0%, privacy per amministratori e per soci, asset protection. Sicuramente non da sottovalutare anche l'aspetto professionale che un veicolo del genere societario può avere nei confronti dei soggetti terzi, clienti, fornitori, eccetera, eccetera. Responsabilità limitata per i soci. Ok? Quarto pilastro,
Sempre rimaniamo all'interno dell'ambito dell'offshore e andiamo all'offshore banking, cioè aprire un conto corrente in un paese che non è l'Italia. Allora, non è così scontato né così semplice accedere ad una banca offshore. Ovviamente i vantaggi anche in questo caso sono molto elevati. Può dipendere la facilità, di apertura di un conto corrente del genere, per esempio, dal fatto che tu hai più di un passaporto. Quindi se hai un passaporto paraguayano sicuramente sei avvantaggiato, lo puoi fare senza problemi. Alcune delle giurisdizioni che offrono conti correnti bancari vantaggiosissimi sono sicuramente su tutte l'Andorra, Antigua e Barbuda, ma io qui non ci sono mai stato, immagino sia niente male, l'Austria, che invece da un punto di vista bancario, vedete come quando si parla di offshore banking non si parla per forza di isole del Pacifico, attenzione, parliamo dell'Austria, io vivo qui e vi posso assicurare che i conti correnti hanno delle condizioni vantaggiosissime. E poi chiaramente c'è anche la classica Bermuda, però ecco, ce n'è per tutti i gusti. La domanda che qui ci fanno è ovviamente la solita, ma è legale? Si tratta di un conto bancario estero situato in un paese diverso da quello dove vivi, quindi per definizione è un'operazione legale, non c'è nulla di intrinsecamente illegale nel possedere un conto corrente offshore. Considerate che trilioni di dollari vengono gestiti ogni giorno in giurisdizioni offshore e rappresentano una parte importantissima della finanza internazionale. Quindi delle due l'una, o sono tutti dei truffatori e sono tutti e si muovono tutti nell'illegalità, o forse a determinate condizioni nessuno Sì. ci mette le manette, si apriamo un conto. No, volevo un attimo precisare che praticamente non è illegale avere il conto corrente all'estero, il problema è quando al momento della dichiarazione, se tu non dichiari il denaro che hai in questo conto corrente, è quello il problema, non averlo, giusto? Esattamente così, come spesso ripetiamo, dovremmo essere, diciamo, nella piena disponibilità della nostra libertà personale e finanziaria, soprattutto in Europa perché siamo cittadini europei, ma parlando genericamente in tutto il mondo, ognuno di noi dovrebbe avere la possibilità e di fatto di aprire un conto corrente piuttosto che di investire soldi, eccetera, eccetera, dove gli pare, in qualsiasi parte del mondo, ok? Però bisogna chiaramente ottemperare a quelle che sono le regole del paese dove vivi. Nel caso l'Italia, esiste una regola che è quella del monitoraggio fiscale, per cui lo Stato italiano vuole sapere che cosa fai dei tuoi soldi. Quindi non è che non puoi aprire un conto corrente in Paraguay, lo puoi aprire, però dovrai indicare nella tua dichiarazione dei redditi ogni anno che hai movimentato quel conto e da dove derivano i ricavi che hai messo su quel conto, perché chiaramente lo Stato vuole sapere se fai delle cose che non potresti, ok? Quindi sostanzialmente si cerca di evitare le azioni di finanziamento al terrorismo piuttosto che le azioni di riciclaggio del denaro sporco. Quindi sono delle leggi che nascono con degli intenti ovviamente importanti e che però per come sono applicate finiscono per colpire la totalità dei cittadini, quindi non si può distinguere tra legale e illegale, quindi sostanzialmente vanno poi a rompere le uova nel paniere a tutti quanti i cittadini italiani. Però è come dici tu, assolutamente si può fare, ma bisogna inserirlo in dichiarazione. Il quinto pilastro è quello dei physical assets, banalmente dall'inglese delle attività fisiche. Su tutte, l'attività fisica più importante nell'acquisizione della quale aiutiamo i nostri clienti, è quella del real estate, quella degli immobili e dei terreni. Ed è un asset fondamentale, importantissimo, strettamente legato alle nostre attività di trasferimento sicuro di soluzione Z, perché oggi esistono centinaia di opportunità nei mercati immobiliari di tantissimi paesi. Questo che cosa vuol dire? Che un esempio su tutti, se in Cambogia c'è un boom immobiliare, un trasferimento di residenza piuttosto che un'attività di pianificazione con una presenza fisica in Cambogia, sto facendo un esempio a caso, ti permette di investire con un ritorno sull'investimento in Italia impensabile. Quindi quello che negli anni 70 Sì. in sostanza si faceva da noi, oggi si fa in altre parti del mondo. Quindi, Sì. perché chiaramente per asset fisici esistono altre possibilità di investire, no? Anche in oro e altri metalli preziosi, eccetera, eccetera. Però
quello che oggi dà un ritorno economico molto importante, sul quale insistiamo noi, infatti aiutiamo anche i nostri clienti nel comprendere dove andare, come acquisire, eccetera, eccetera, come risparmiare anche dal punto di vista fiscale in queste acquisizioni, e insistiamo sul real estate, quindi grandi opportunità di real estate in tutto il mondo. Sì, volevo dire che, per esempio, noi diciamo spesso nel blog Trasferimento Sicuro che i paesi dell'est europeo sono quelli che hanno una posizione fiscale più vantaggiosa a livello mondiale, tanto da abbattere la media dell'imposizione fiscale europea. Quindi noi proponiamo di andare nei paesi dell'est. Ora, che succede nei paesi dell'est? I paesi dell'est non solo hanno delle imposizioni fiscali bassissime, ma sono anche in pieno sviluppo economico. Per cui, nel momento in cui tu fai il trasferimento di residenza in uno di questi paesi, hai accesso, quindi ti trasferisci là effettivamente, hai accesso ad una serie di opportunità che dall'Italia non potresti per ovvi motivi vedere, che invece puoi vedere una volta in loco. E una volta che sei in Bulgaria, si contano un sacco di italiani che fanno investimenti, che comprano appartamenti oppure immobili su cui poi ci creano, che so, un nuovo ristorante o qualcosa, che altrimenti non potresti vedere in Italia. Ecco perché noi puntiamo molto diciamo, proponiamo molto gli investimenti immobiliari, perché nel momento in cui vai in uno di questi paesi e abbassi la fiscalità, le opportunità sono notevoli. E poi soprattutto un'ultima considerazione per chiudere questo quinto pilastro, una considerazione di politica economica. A noi piace credere che il paese in cui viviamo è sempre il migliore, infallibile, il nostro governo non fallirà mai. In realtà, i governi sono piuttosto fragili e in alcuni casi sono anche piuttosto inetti. E questo può portare chiaramente a un fallimento, del governo con conseguente crollo dell'economia interna. Quindi investire in questo caso, no? Pianificare per investire anche all'estero è anche un modo per salvaguardare il patrimonio. Vai Luca, allora il sesto pilastro invece qual è? Il sesto pilastro è quello della cosiddetta digital security. Ve la faccio breve perché già siamo andati piuttosto lunghi. Si tratta di analizzare quelli che sono gli intangible assets di un gruppo, di una società, e capire come, se è possibile, massimizzare i flussi monetari legati a questi intangible. Una parola su tutte, royalties, ok? Quindi se operate in franchising piuttosto che se operate all'interno di un gruppo internazionale, massimizzare economicamente i flussi monetari legati agli intangible è alla base della nostra teoria. Perfetto, allora diciamo abbiamo fatto una sintesi veloce di questi sei pilastri ai quali tu diciamo ti affidi quando consigli a imprenditori, professionisti di proteggere se stessi, di proteggere la propria libertà, di proteggere il proprio patrimonio. Per chi volesse approfondire poi ci sono le diverse consulenze che proponiamo su Trasferimento Sicuro e su Soluzione Z, non mancano le opportunità. Allora saluto tutti, ci vediamo al prossimo podcast. Grazie Valerio, grazie agli ascoltatori.